oltretutto in questo suo rapporto con la sceneggiatura, perché lui non è vero che non avesse una sceneggiatura, però è vero che molto spesso la sceneggiatura erano tre righe. Queste tre righe tu le puoi interpretare con, ad esempio, un gruppo di animali e sulla tolda della nave. Ce ne possono essere quattro, ma ce ne possono essere 50, e già cambia notevolmente. Poi, se questo animale è un elefante o se è invece un cane. Allora, questo fatto che ogni volta questa laconicità della sua sceneggiatura andasse con riempitati, creava un metodo per cui giorno per giorno c'era un aspetto inventivo e anche un modo di organizzare questa inventiva che di solito è invece predisposta prima, cioè voglio dire, tu c'hai tutto un tempo di assorbimento, perché quando vai a fare il piano di produzione dici, sai già certe cose, invece queste informazioni non ti arrivavano subito, ti arrivavano via via, e questo ovviamente per il produttore diventava anche un po' un problema. E, però appunto non è vero che non ci fosse una sceneggiatura, e c'era un grande metodo. L'altra cosa del vederlo con la macchina, quello che faceva con la macchina, cioè il momento in cui lui in macchina creava il punto macchina e poi stabiliva tutto il movimento della scena, io non ho mai visto nessuno così. Cioè, la capacità di costruire una geometria perfetta. Quando nel film di Orson Welles c'è la famosa battuta Fellini danza, è veramente lui che fa in macchina che crea l'inquadratura. Diversamente da Rosi, che invece era un grandissimo professionista ed esploratore di una drammaturgia civile, politica, e io poi l'ho incontrato su quel grandissimo libro che era Cristo si è fermato a Eboli, e la cosa che colpiva moltissimo è che sia Fellini che Rosi usavano attori professionisti e non professionisti. Diciamo, Fellini c'aveva le sue comparse, per cui improvvisamente era fissato con uno che doveva far parte della truppa dei camerieri della nave, e io non avevo capito perché tenesse proprio a questo. Poi a un certo punto, un giorno, è venuto fuori. Questo qui era uno che lavorava in una piccola giostra all'Euro e aveva avuto anche dei precedenti, e i precedenti riguardavano aspetti non proprio simpatici, bambine, eccetera. Allora lui lo voleva mettere in difficoltà, cioè in realtà era un po' un metodo alla Grotowski, cioè lui voleva che questo qui a un certo punto nel film si trovasse in una situazione da solo, in una scena con una bambina. E effettivamente questa scena era molto emozionante, perché lui era in grande tensione. Non dico il nome perché io me lo ricordo, non direbbe niente a nessuno e non aggiunge nulla, però era questo per dire come dall'inizio non avesse spiegato a noi, ma diciamo lui aveva un piano preciso, ogni faccia corrispondeva a dei casi, ogni caso corrispondeva a una drammaturgia possibile che nel film aveva un senso tirar fuori. Nel caso di Rosi avveniva la stessa cosa, cioè un po' come nella storia di Salvatore Giuliano, c'è il momento meraviglioso greco di questa madre che era una che aveva avuto un figlio ucciso a Portella della Ginestra, e quindi quando si trova davanti a sua insaputa, perché non gli avevano detto che il set prevedeva il cadavere di Giuliano su quella balata di marmo, quindi la buttano dentro il set, questa si butta su questo corpo urlando come se fosse suo figlio. Quindi attivazioni di metodo che partono da una prospettiva completamente diversa ma che arrivano a un risultato notevole, identico, diciamo, dal punto di vista, cioè
quello che, diciamo, ogni volta deve avvenire qualche cosa di vero davanti alla macchina da presa, sia che tu sia il regista del finto come Fellini, sia che tu sia il regista del reale come Rose. Grazie, molte grazie.